Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 8 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Lavoro in prima linea con la Luna. Luna in sesta casa, quella della buona organizzazione del lavoro, naturale di martedì, con tutta la settimana da pianificare. Oggi poi al super lavoro si aggiunge anche l'imprevisto, voluto dalla presenza di Urano accanto alla bianca signora, deciso a cambiare rapidamente le carte in tavola, può regalare opportunità inattese oppure sorprendenti ribaltoni. Da tenere sott'occhio le spese, con i conti che si allungano vertiginosamente, e le casse che per la regola della proporzione inversa invece si svuotano. Appetito scarso e con quello che bruciate lavorando non dovrebbe, segno che necessitate di una curetta autunnale, per rinforzare il sistema immunitario e prepararvi alla calata del freddo, che prima o poi arriverà. Si potesse fare anche alla vostra vecchia auto per rimetterla a nuovo sarebbe un portento, invece penalizzata da Saturno la poverina arranca tossicchiando, incrociate le dita perché duri ancora un po'. In tempo per potervi permettere quella elettrica super ecologica. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli. Maturi ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Le coccole e le affettuosità presto si renderanno tangibili nella vostra vita, dovete saper accettare le piccole sofferenze e valutare chi vi vuole bene veramente. Lavorerai meglio da solo. Difficoltà con il partner o con un socio. Azioni guidate dal subconscio. Analizza bene i tuoi atteggiamenti e comportamenti. Buone notizie in amore per i single, all'improvviso scoprirete di essere importanti per qualcuno. Si tratta però di capire quanto sia importante questo per voi. La gelosia potrebbe farvi perdere il controllo di una situazione importante e delicata, se non amate i colpi di scena mettetevi al riparo dai colpi della gelosia. Oggi alcune persone si complimenteranno con voi, ma non badate all'adulazione. Siate sempre voi stessi. Sarai socievole. Amerai stare in mezzo alle persone. Una discreta dose di ottimismo ti interesserà soprattutto nella tarda serata. Giornata piuttosto insolita, piena di sorprese. Intesa eccellente con i figli. Liberati delle cose inutili. Un invito che ti converrà accettare. Soddisfazioni professionali. Non essere pessimista, non è da te. Sorridi e pensa in modo positivo. Sarai molto abile sia nel parlare che nello scrivere. Discreto il denaro. Una persona vi attrarrà particolarmente dal punto di vista fisico. Vi sentirete coinvolti e attratti. Evitate per oggi posti affollati e rumorosi. Sia al lavoro, che a scuola, che a casa, è inutile che cerchiate di scappare dai doveri che vi attendono, tanto prima o poi dovrete affrontare la realtà. Avete ancora bisogno di lavorare sulla vostra autostima in questa giornata, perché non vi siete del tutto ripresi dagli ultimi accadimenti, che tanto recenti non sono in realtà. Non abusate della comprensione dei vostri amici, pensate che prima o poi saranno loro a richiedere la vostra presenza e lo faranno con gli interessi. Qualcuno può essere in seria difficoltà e potrebbero non volervi chiedere nulla, per paura di una vostra reazione. Non vi mancherà oggi l'allegria che si spanderà per tutta la giornata, specie in ambito amichevole e se appartenete alla prima decade del vostro segno. Quali sono i difetti da poter correggere, che si possono rintracciare in una collocazione dei pianeti non affini al Sagittario? A volte la mancanza di puntualità e un certo senso di avventura e improvvisazione che rende caotica la dimensione pratica dell'esistenza. A volte un deficit di arguzia, furbizia e grinta aggressiva, infine la predisposizione alla verbosità e al non ascolto, cui una carenza di mercurio vi predispone. Andiamo incontro a una seconda parte del mese davvero molto importante, valida soprattutto se intendi fare chiarezza in amore. Se ci sono delle scelte che vuoi favorire nel lavoro, questo è un cielo che produce solo qualche conflitto non per mancanza di merito o preparazione.
ma solo per una certa indisposizione fisica che ha colpito nel corso delle ultime settimane, una sorta di agitazione che già a settembre per qualcuno si era fatta viva. Però adesso ecco le soluzioni, giornate che saranno sempre più importanti via via che ci avviciniamo alla fine dell'anno. Forse avete fatto il passo più lungo della gamba e non vi siete resi conto che forse sarebbe stato meglio fermarsi un attimino di più a guardare, aspettando che qualcosa cambiasse da solo. Non mettetevi a cincischiare sul come, quando e perché di certi avvenimenti. Le cose accadono. Piuttosto vivete la vostra vita intensamente ed assaporando il presente più che andando alla ricerca del passato. Venere in dodicesima casa la dice lunga sulle vostre insoddisfazioni sentimentali, tanto più che la Luna le dà contro ricordandovi che invece di pensare ossessivamente al cuore dovreste fare mente locale sull'agenda di lavoro. Il martedì come sempre è una giornata da urlo e non la potete certo trascorrere col naso per aria, pensando ai fatti vostri. Amore ed Eros. Tutto in stand-by e non chiedete di meglio, di parole come cuore, amore, dolore ne avete piene le tasche, ora volete solo rilassarvi e farvi i fatti vostri. Se Cupido osasse suonare alla vostra porta lo ricaccereste indietro a male parole. Cari Sagittario, sarà molto positiva sul fronte sentimentale. Attenzione perché nel pomeriggio potrebbero esserci discussioni e tensioni. Sul lavoro, dal 21 dicembre molte cose cambieranno. Abbiate ancora un po' di pazienza, poi finalmente arriveranno le certezze che stavate attendendo. I frutti del vostro impegno saranno presto visibili. Soprattutto oggi, dopo una giornata di lavoro intensa, fate fatica a stare al passo con le richieste del vostro partner, insolitamente carico di energia. Meglio stare fermi un giro. Allietati dal bel transito di Venere in angolo positivo per il Sagittario dall'amico Scorpione, specie se appartenete alla prima e seconda decade, sarete nella condizione perfetta per conquistare, sedurre, amare se avete il cuore attualmente libero. Sappiate lasciarvi andare sull'onda del sentimento e del gusto per la novità, che sono oggi dietro l'angolo. Successi per chi è single e nasce nella terza decade. Lavoro e denaro. Oggi sì che siete in vena, per dimenticare un dispiacere di cuore nulla di meglio che tuffarsi a capofitto nel lavoro, risolvere problemi impossibili, lanciare idee e progetti nuovi così belli che il capo se ne appropria subito firmandoli con il proprio nome. Ecco perché vi ritrovate sempre i conti in rosso e le tasche a secco. A scuola vi attende un difficile compito in classe, all'università un esame parziale o un esercizio in presenza, insomma, una giornata super impegnativa, che non concede spazio ai bi e ai ricordi e ai piccoli dispiaceri d'amore, è ora di darsi una mossa e subito. Respira liberamente. Cerca di non lasciare che i pesanti fardelli vi appesantiscano. Ci può essere una tendenza a pensare a tutte le cose che potrebbero andare male. Pensando a queste trappole, esse si manifesteranno. Pensate quindi ai lati positivi. La situazione lavorativa va a gonfie vele, specie se fate un lavoro con la parola, la comunicazione, l'immagine. Sappiate guardare con animo sereno e razionale i risultati raggiunti, però e non esagerate con le ambizioni. Specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Benessere. Alternate fasi di depressione ad altre di iperattività e agitazione, ragione per cui